Adesso il bit, e poi vi tenete i bicchieri lì, magari li sciacquiamo con un po' di acqua. Ah, non lo tengo là. Il bit numero uno al mondo, che sia nello scaffale giù in basso e nei migliori cocktail bar del mondo, è uno solo ed è imbattibile. Bravo. È stato bravo, sono stati bravi a penetrare un mercato di grandi cocktail bar, e però lo trovo pure un supermercato e nessuno dice niente. Però di fatto è un grande bitter, ok? Avendo un vermouth rosso un po' più amaricato, non potevo fare un bitter super erbaceo e super spigoloso, subito che ti prendeva a cazzotti al primo ingresso in bocca, ok? Ho fatto un bitter un po' più equilibrato, che nonostante il primo ingresso in bocca è un po' più armonico, sembra quasi dolce, ma è bitter, quanto zucchero c'è? Ci sono 120 grammi in meno di zucchero rispetto ai bitter concorrenti, che poi è sempre brutto dire concorrenti, agli altri bitter sul mercato. Il bitter, a differenza del vermouth, lo sapete bene, lavoriamo su una base di alcol di cereali, che è la stessa che utilizziamo per il gin e per la vodka. Le infusioni, bene o male, il pacchetto botanico è sempre quello. Nel bitter la particolarità gliela diamo con il corbezzolo, ok? Nel bitter di riferimento, questa nota di fruttata di lici, no? Questa nota di, si sente, no? Sembra tipo che vira alla fragola, un po' così. Gliel'ho data con il corbezzolo. Anche qui ho voluto snaturare, tra virgolette, passatemi il termine, un pochino quello che erano gli standard in Sardegna. Il mirto sempre liquore, perché diamogli una sfumatura diversa. La pompia come frutto candito, perché utilizziamo la buccia fresca. L'elicriso nel vermouth dry, il corbezzolo, la foglia e il frutto fresco, ok? Dall'elicriso in Sardegna ci fanno il miele amaro, ok? Quindi il corbezzolo è super interessante, perché? Perché ha questa nota aromatica di frutto, tra l'altro appartiene alla famiglia dell'albero delle fragole, però ha un retrogusto amarognolo, quindi era perfetto per il bitter. Qui saliamo un po' di gradazione rispetto ai classici 25 gradi dei bitter di riferimento. Abbiamo 28 gradi alcolici. Si prepara. Passa l'effetto delle etichette della bottiglia. Mentre versi, sì, grazie. Passa l'impulso per anche per ricco. No. Cosa? Passa anche per legno. Non ho capito. Passa anche per il legno. Questo no. Hai fatto il primo sorso? Fai il secondo. Perché il primo sorso, l'impulso che va al cervello è troppo dolce. C'è sempre questa parte aromatica. C'è un equilibrio, come vi dicevo prima, non vi mazzate subito di erbaceo, però se ingerite se inspirate l'aria con la bocca, vi rendete conto che la pungenza sulla lingua qui dietro è abbastanza interessante. Il carciofo, la foglia, sì, il carciofo, sì, la sensazione pseudocalorica è 28 gradi, un po' più alto. Ovviamente, come vi dicevo, è diverso da bitter di riferimento, perché siamo abituati a bere bitter che ci prendono subito a schiaffi, ok? Qui abbiamo 120 grammi in meno di zucchero, che è paradossale, non sembrerebbe neanche, perché? Perché abbiamo un equilibrio un po' più lineare tra le parti dolci e le parti amaricanti. Può piacere e non può piacere. come il Campari. C'è tanta gente che ama, io compreso, quella parte di pungenza
erbacea subito all'inizio e tanta gente a cui disturba, ok? Cosa dite? È fortissimo. Io preferisco più molto. Quindi questa è una questione anche più, come hai detto, è più bilanciata la parte americana. Sì. Sì. Mi riferivo a quello. Gente erbacea. Quella parte americana super che ti avvolge subito il palato, la lingua, ti anestetizza quasi, no? Tipo le adesso una cosa non lo so se è stato quella quando si va dal dentista che ti anestetizza tutto. Ho voluto creare un equilibrio per due fattori: uno è un sapore un po' più mediterraneo, esattamente, serve anche a dare questa parte che mi fa salivare, no? E mi asciuga la bocca nel finale, ok? Quindi come avete potuto notare fino a questo momento, tutti i prodotti che abbiamo assaggiato avevano l'ingresso morbido, la freschezza, la parte amaricante e il totale asciutto. Quindi qualcosina di buono nel tempo l'abbiamo fatto, dai. Sono è bello anche questi prodotti sono belli anche allo sfatto. Sì. Il colore è dovuto, anche, scusami? Ah sì, giusto. Hanno anche un bel, voglio dire. Generalmente quando prendi il bit perché sovrasta una cosa rispetto a un'altra. Invece questi sono molto morbidi. Si sente tutto molto, perché si usano non le polverine, ma si usano i vini, come si deve, le erbe, perché mo per fare vermouth si vengono le basi già pronte, parliamoci chiaro che siamo tra colleghi. Adesso vendono in commercio basi vermouth e basi bitter già pronte. Come i gelati? Esatto, anche. Pari a 3,150, 151 e 153, a blu, rosso e giallo. Questo è un colorante da pasticceria alimentare, non ci sono coloranti e non utilizzo cocciniglia. Posso chiedere una cosa? Sì. Angiò dice la Gianluca. No, Angiò può dire Torina dite che è titolare, se no finale. E vedi che sei più gelato. Quando acchiappo. Insomma domanda arriva. Il miglior match è con questa. Perché? Perché ci sono degli stereotipi, no? Mi era Fever 3. Ma io sì, sto dicendo che ho fatto 30 blind test e ti dico che quello è il risultato il più corretto, lo sposalizio perfetto. Ti devi fidare, è stato un lavoro duro, l'abbiamo portato avanti, l'abbiamo scampato, però ancora oggi ci sono gente che lavorano per moda. O il pubblico che dice no, mi devi dare quello. Beh, tu mi paghi, anzi, va bene pure perché un gin tonic macchia, chef, te lo faccio pagare 12, quella Fever 3 te lo faccio pagare 14, la tasca è la tua, nel senso. Se ci metti l'acqua tonica, Indian. Cosa? 60 euro per un gin che 20, 30, 25 euro per una bottiglia di vino. Se pensi che grandi multinazionali, come per non parlare, ma due brand. 2,80 euro questo, cioè 2,20 euro, 2,80 euro. Il ginevro comune, quello classico toscano che cresce nell'entroterra, il ginevro coccolone, come vi dicevo prima, è tipico sardo, ma c'è anche in costiera cilentana, è un ginevro a bacca rossa, si porterà la marrone, in Sardegna cresce lungo le coste e si carica di influenze marine, quindi è leggermente sapido, questa sapidità la potete ritrovare all'interno. Ma perché lo stesso fatto con Mandatore? Non c'è mai puntato con Mandatore, che cazzo hai fatto con Vincenzo? No, il ginevro comune è un master, la posa prima. Allora, è sicuramente un gin con una sensazione pseudocalorica abbastanza elevata, perché 45 gradi si sentono. Però notate anche qui un equilibrio e una morbidezza. C'è la parte agrumata, la parte floreale e la spigolosità, la resinosità
cosa italiana, la parte resinosa del ginepro. Quindi ci sono i vini, la resina, no? Sì. Cosa dite? Può piacere, come sempre non dato, che voi ero lanciato. Questo è l'amaro, è un amaro di erbe, anche qui abbiamo 30 gradi perché ho studiato sia per il consumo liscio che per la miscelazione, quindi abbiamo anche qui una gradazione un po' più alta, 30 gradi alcolici appunto. Quindi protagonista abbiamo il carciofo spinoso, l'elicriso, la pompia, il mirto, tra l'altro sono riportati anche in etichetta. Tutte le etichette sono disegnate a mano da un tatuatore che è stato uno dei primi 10 in Italia, dell'isola della Maddalena, adesso vive a Venezia, ha uno studio dietro il casino di Venezia. E ormai andiamo, e poi c'è la parte grafica, un grafico di Olbia. Grazie a Dio adesso, dopo tanti anni, interpretano in maniera grafica e di disegno quello che mi la piace. Caratteristica capito, del sì, 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 hanno capito sì, lo stile. Quindi. In questa bottiglia e con queste etichette, come ti dicevo prima, sono in studio dei liquori, passatemi il termine, monovarietali. Quindi il prossimo che uscirà sarà un liquore di pompia in stile limoncello, per essere un po' più pratico, per farvi capire, ma siccome siete colleghi sarà uno stile triple sec, per intenderci, no? Quindi non sarà giallo chimico, ma sarà giallo sbiadito in stile triple sec, insomma, quello è lo stile. E poi ci sarà anche un liquore con la vodka al Carasau, lo chiameremo Dry Carasau. Perdonami se, ma perché un amico, un altro amico sardo, che ha fatto un liquore alla Tottarga. Sì, Roberto. L'ho fatto fare io. Ah, hai fatto così? Avete avuto sinceramente veramente del coraggio per fare questi particolari. Lui ci ha creduto tanto, io gli ho dato una mano, io ho aperto le porte della distilleria, abbiamo fatto degli studi e... Guarda, che cazzo. Sì, è super interessante. Io ci ho fatto un drink ispirato a un finger di uno chef, che è un abbinamento super classico di anguria e bottarga, e ho fatto un watermelon martini con liquore di bottarga. Una figata, che gli dà questa parte sapida, umami. Cioè, proprio non lo riesco a trovare. È difficile perché fa poche bottiglie. Adesso se ne torna da Londra, quindi penso vada un po' più in giro a... È particolare come liquore, molto particolare. Che me ne manda una campionatura, allora il campioncino così ce l'ho sentito, la fine sì. Là sopra. Abbiamo penato per farlo, perché sta puzzi di pesce super maggio. No, è difficile, è molto. Abbiamo studiato diversi mesi per trovare le infusioni, le cose difficili. Dai, vi faccio assaggiare questo così non vi rubo altro tempo, poi ci andiamo a divertire. Peccato che è così. Solo per sentire il profumo, non è vero? Lei è inesperta, però dice che... Adesso le do... Il tuo profumo? Molto buono. Che sempre forte l'alcol. Sono sopra i 20. Quanti gradi alcol? 30. Questo con un cubetto di ghiaccio si diluisce leggermente e tira fuori altri 30 gradi. Sta tutto buono, sai? Quelli che non. Meno. Cioè. Sono tutti buoni, il secondo e il terzo, meno forte. Questo praticamente dovrebbe essere un 14%. Un po' di mettere un po' di ghiaccio, un po' di acqua. Mi pare di so. Una goccia. Esatto, sì.
Classico amaro di erbe, anche qui non siamo alti con lo zucchero, mi piace pagare un sacco di soldi allo Stato, infatti le gradazioni alcoliche sono abbastanza alte. In posti di fabbricazione, sugli superalcolici. Questo è un superalcolico. Qui siamo su 180 grammi litro di zucchero. Ha un ingresso anche qui. Fatela voi la mazza, dai. Vuole un goccino? Un bocchino molto bello. Sì. Quindi abbiamo... Esatto, scusate. Abbiamo riprodotto la parte di affumicatura che c'è nel pane. Ok? Con i malti... Queste sono le saggine, sarebbe. Cosa? I legnetti sono le saggine, quelle che usiamo. Sì, noi. Sì, esatto. Adesso ve lo do nelle mani, o lo assaggiate o ve lo strofinate per sentire i profumi. Profumo di ghiera. Attento, guarda. Che cos'è? Sempre carasau e pane. Era una bustina bianca. Non so, per bruciare. Non c'è proprio di... Viene la funicatura. Questo quando si prepara un cocktail si mette un po' di bruciare. Come quello che fa Russo, che fa spuzzire. In questo aromatizziamo un po' di neri. Sì, gli dà questa sfumatura. Poi tanto resta in sezione, quindi se volete...